Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi concludiamo il nostro viaggio all'interno di questi due libri di Poiesis, quindi con l'altro libro, ovvero La Settima Sigaretta di Dunia Kamal, libro che si concentra soprattutto sulla rivoluzione di Piazza Tahrir del 2011, ma come vedremo non solo. Vi ricordo anche più o meno quali saranno i prossimi appuntamenti. A breve inizieremo una serie legata al mondo Sufi, quindi inizieremo a approfondire la figura di Rumi e in particolare con il Masnavi, ma questo sarà un contenuto extra a pagamento. E niente, inizieremo appunto a scoprire un po' cos'è questo mondo Sufi. Come vi anticipavo, ci saranno sia delle cose gratuite che vi permetteranno comunque di comprendere, di sapere chi sono questi, i loro libri più importanti, eccetera, sia una parte extra che vi permetterà di viaggiare, fra virgolette, meglio in quei contenuti, diciamo, basic, e oltre a questo anche leggere insieme a me il Masnavi. Per carità, non è che non sono un gruppo di lettura, ok? Però sicuramente lo commenteremo insieme, vi verranno fornite anche delle frasi tratte da questo libro, cose interessanti, ma non vi voglio anticipare niente perché o ve l'ho già anticipato oppure sarà un'altra volta. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale Telegram, pagina Instagram, per essere sempre aggiornati su tutto quello che esce, premium e non premium, diciamo così. Venendo a noi oggi, come vi ho detto, il libro in questione è questo, La Settima Sigaretta di Dunia Kamal. Ringrazio come al solito Barbara Benini, che è anche la traduttrice di questo libro, per il bellissimo regalo, e oltre a questo ringrazio anche la casa editrice Poiesis perché ha pubblicato effettivamente due libri, questo e quest'altro, che è un piacere avere anche in italiano. Tornando a questo, lascio intanto il libro, tanto ormai l'avete visto, e inizio a parlare. Vi dicevo, è ambientato nella rivoluzione di Piazza Tahrir. Effettivamente sì, il libro essenzialmente, come l'altro, si divide un po' in due parti, non so come dire. C'è una parte che, anzi, si divide in due parti, ma queste due parti sono parallele e, a differenza di quell'altro libro lì dove la cosa non è così evidente, qua proprio si incroceranno e si scontreranno in maniera anche importante. Ma andiamo piano piano, anche perché oggi no spoiler, visto che non è essenziale questo spoiler. Vi dicevo appunto, è ambientato durante la rivoluzione, ma la protagonista è il centro del libro, ok? Non è tanto la vicenda in sé, anche se la vicenda in sé lo anticipo già adesso, ma poi appunto entrerò più nel dettaglio, è scritta davvero bene, veramente interessante, veramente affascinante, ti sembra di vivere lì, ma non è il centro è proprio la protagonista. Il centro è la protagonista e la propria evoluzione personale, ok? Nello specifico, io nell'articolo l'ho chiamato educazione sentimentale, che poi uno può pensare subito, ah, quindi c'entra un qualcosa di fisico fra uomo e donna. Ci sono tre figure, fra virgolette, una di queste è il padre, quindi direi di no. È qualcosa di ben più intimo e ben più profondo, perché parla proprio di come si evolve anche il rapporto di questa protagonista rispetto al sesso maschile. Ma appunto vi ho citato anche il padre perché non è solo una cosa fisica, anzi il fisico in realtà non c'entra quasi niente, viene magari accennato che qualcosa, però veramente qualcosa di leggero e solo un accenno. La cosa veramente importante è lei come si pone davanti a questi uomini diversi e anche come si evolve proprio, perché banalmente il primo che ci viene raccontato è essenzialmente sto ragazzino abbastanza immaturo, con tutta una serie di problemi suoi, che vuole quasi più una mamma, per essere chiari, rispetto effettivamente a una fidanzata. Poi il secondo invece è un uomo maturo, molto più maturo di lei, addirittura un uomo che, se lei ha tipo, fate finta, adesso non ricordo esattamente, ma fra i 20 e i 30 lui ne ha tipo 50-60, c'è proprio una disparità enorme. Anche se questo, a differenza dell'altro, sarà veramente una persona importante per lei, che veramente gli permetterà di evolversi, ma proprio nel pensiero, di ragionare cose più interessanti, di ragionare cose evolute e di guardarsi meglio. E poi c'è il padre. Padre che tra l'altro l'ha cresciuto da solo, perché di fatto la madre già... la madre si è sposata col padre, però avrebbe fatto volentieri a meno, mi pare molto evidente nel romanzo, e quindi essenzialmente, cioè oltre a questo, poi la madre muore anche, quindi proprio non c'è, eccetto il padre che di fatto la cura, c'è tutto il padre che è la sua vera famiglia, ed è molto interessante anche questo aspetto.
E poi appunto c'è la rivoluzione, perché tutto questo, tutta questa evoluzione, non vi dico come perché lo dovete leggere voi il libro, avviene appunto durante invece la vera e propria rivoluzione con la R maiuscola, la rivoluzione di Piazza Tahrir. E devo dire che questo è uno dei libri migliori che io abbia letto, che raccontano proprio dal vivo quegli avvenimenti lì. È un libro che quando decide di raccontarti quello ti fa veramente stare in prima fila, ti fa stare in quella piazza lì, ti fa sentire gli odori, ti fa sentire lo stress, l'ansia, ti fa sentire anche l'incertezza, perché è tutto un caos, tutto che si decide da un momento all'altro, una guerra che tra l'altro non si capisce appunto bene se sarà una guerra vera oppure no, è solo uno scontro di polizia, è una roba di piazza, è una cosa seria, una cosa grande, una cosa piccola. Sono tutte delle domande che in realtà sono nella testa dei protagonisti, che in quel momento la vivono, quindi non sanno proprio niente. Banalmente, quando vedono che arrivano i cammelli in piazza, e fu molto famosa quella cosa che fecero i poliziotti, c'è un totale sconforto, una totale indecisione, ma anche un totale dubbio, anche perché non si sa bene come reagire. Poi trovano una soluzione, quindi effettivamente questo fatto di cammelli viene tutto sommato arginato, però appunto si trova una soluzione lì al momento. Fra l'altro ci sono anche delle questioni tecniche, quindi non so, lei vuole andare in piazza perché vuole stare lì, vuole vivere quel momento. Anche il padre, che è ben anziano di lei e che ben da più tempo di lei sognava questo fatto. Il problema è che il padre ha dei problemi di salute, e quindi che fai? Lo porti? Non lo porti? Aspetta che faccio una, non so, che organizzo con degli amici che vengono qui da... Cioè, c'è tutto questo aspetto e ti viene veramente fatto vivere al 360 gradi, e ripeto, come fossi lì. E fra l'altro anche con tanti aneddoti di piazza interessanti, tanti aneddoti che solo veramente chi è stato lì, chi ha... Non solo chi è stato lì, ma proprio chi ha percepito, chi si è inserito, chi è diventato parte al 100% di quella piazza, può raccontare. E in questo libro ci sono effettivamente. E direi in realtà queste sono le cose, perché il libro, come vedete, non è infinito, dov'è? È abbastanza corto, però, ripeto, nelle parti dove... A tutte le parti, ci mancherebbe altro, ma a gusto mio personale... Soprattutto nelle parti dove si parla della rivoluzione, è un libro veramente, veramente bello, veramente, veramente molto coinvolgente. La cosa dell'educazione sentimentale è interessante, non è tantissimo genere mio, quindi non la so apprezzare sicuramente appieno. Qualcuno di voi che lo leggerà questo libro, spero che appunto mi sappia dire di più, meglio, e che mi sappia far assaporare anche a me ancora di più quell'aspetto. In generale, è una scrittrice che scrive così bene. In generale la scrittrice fa così bene il suo lavoro che effettivamente è quasi un peccato che non si sia voluta concentrare di più su quella parte della piazza, proprio perché quella parte lì è veramente un gioiello, non sto scherzando, se volete rivivere quei momenti è veramente il libro adatto. Detto ciò, la puntata è finita qui. Venerdì o c'è qualcosa di cui o vi parlo del Patreon più nel dettaglio, oppure dovrebbe esserci niente, essenzialmente, perché starò preparando il Patreon per farvi avere la migliore esperienza possibile. Però ecco, venerdì questo, e poi settimana prossima invece inizia questa serie. Vi dico anche già l'argomento successivo, che sarà invece qualcosa di decisamente più leggero, ovvero spezie. Spezie soprattutto dall'Indonesia, tre spezie diverse che approfondiremo insieme. Detto ciò, vi ricordo solo di iscrivervi al canale Telegram, pagina Instagram di Medio Oriente Dintorni, e niente, noi ci vediamo alla prossima!